Buongiorno, io mi chiamo Hector Abad e ho scritto questo libro, Una poesia in tasca. Lì si racconta una storia che io ho vissuto più di 30 anni fa nella calle Argentina di Medellín, in Colombia, la città dove abito. In questa strada è stato ucciso mio padre, un medico, professore all'università e attivista per i diritti umani. Io ho raccontato la storia della sua vita e ho cercato di capire chi può averlo ucciso in un altro libro che si chiama L'oblio che saremo. In questo libro invece io cerco di capire chi è l'autore della poesia che io ho trovato in tasca a mio padre quando insieme a mia madre e a mia sorella l'abbiamo trovato ucciso in questa strada. Lui aveva in tasca un sonetto firmato con le lettere I lunga LB, che per me e per tanti altri vorrebbero dire probabilmente Jorge Luis Borges. Ma io non ero sicuro di questo. Questa poesia non è presente nell'opera Omnia di Borges. Per cui in questo libro mi sono proposto di trovare chi è l'autore della poesia che mio padre aveva in tasca. Una poesia sull'oblio e sulla morte trovata su questo corpo steso per terra.